perché ci tengo a precisare questo. Mio padre è stato emigrante e mi ha insegnato la dignità degli uomini e nell'accoglienza che ricevo. Per cui chi la dà l'accoglienza e che ne guadagna in dignità. Allora se mio padre oggi sarebbe stato un illegale oggi, i loro problemi li creiamo noi con il nostro capitalismo sfrenato. Per cui oggi ho una coscienza critica perché ho potuto conoscerli, se non li vedevo non mi rendevo conto. Adesso invece ci sono e ce ne dobbiamo prendere carico. Perché noi abbiamo un dovere nei loro confronti, di essere ospitali, di essere umani. E allora mi ritrovo qui con i ragazzi a fare quel poco che possiamo fare, perché è come fermare il mare con le mani, a cercare di fermare un popolo che emigra. Per cui ognuno di loro che pagherà pegno in queste attraversate, ce l'abbiamo sulla coscienza noi. Mi onoro di far questo. È solo che sono disperato perché so che non li puoi aiutare tutti, perché siamo troppo pochi quelli impegnati a dargli una mano a questi ragazzi. Capisci? Tutto lì. Per cui chi vivrà vedrà. Ma tanto noi non ci arrendiamo. Sicuramente staremo vicini ai ragazzi.